Ciao, allora ragazzi, nuova incredibile puntata oggi, sempre grande. Da remoto perché l'ospite sarà praticamente dall'altra parte del mondo. Ora faccio una piccola premessa, non è la solita puntata dove parliamo di business online, imprenditoria digitale, ma è una puntata secondo me incredibile e ci teniamo particolarmente a intervistare questo ospite perché parlerà principalmente di mindset, perseveranza, dedizione al proprio lavoro per arrivare a un determinato obiettivo, che sono tutte cose che poi si ritrovano in quello che è il business online e l'imprenditoria. Bravissimo. Per arrivare, giusto Walter? Esatto, secondo, cioè io ci tenevo particolarmente a far raccontare la storia di questo ospite perché sono sicuro che è un esempio veramente per tantissime persone e è veramente l'esempio perfetto di chi va all in sul proprio obiettivo e riesce a raggiungerlo, facendo poi anche tante rinunce, tanti sacrifici, avendo tante sofferenze durante il percorso. È una bellissima storia. È una cosa che si rispecchia anche nel business, perché alla fine il mindset lo puoi applicare nel business, lo puoi applicare nello sport. Alla fine il mindset vincente è uno, quindi poi dove lo applichi quello non che cambia, appunto caratterizza le persone di successo. Roberto, che ne pensi? Perfetto ragazzi, allora io direi di connetterci direttamente al computer e ci vediamo con... Non ve lo dico. Perdonateci magari per l'audio, per ci possono essere magari dei problemi, ma perché ovviamente lui vive in Thailandia in una palestra, poi ora vedrete tutto e... Comunque dicendo così si vede sempre che l'intro si fa dopo la puntata. Perché si conosce troppo del tipo? Perché vabbè, si dice già l'audio lagga. No, vabbè. Cioè, nel senso. No, ci già sta. Ce lo immaginavamo. Sì. Ah, ok. No, è vero. Ragazzi, ancora non si è fatta la puntata, non si è registrato niente, però ci si immagina ovviamente che laggerà un po'. Quanto sei fake. Tanto voi a casa siete scemi, no? Certo. Ovvio. Dai, diamoli per culo. Ovvio. Te che hai detto? Vabbè, dai, lasciamo bene. Ciao, raga. Ciao, ci vediamo dopo. Gurulandia! Ah, siamo partiti? Sì. Ah, ok. Ma dai, questo facciamo, ci sta buono. Il podcast di cui non avevi bisogno. Ciao, io sono Walter. Bella sigla. Sì, io la lascerei così. Ah, beh, dai, ok. Ti piace? Sì. Lui è Walter. Finita la sigla, visto? Ci voleva fare. Benvenuto Luca, grandissimo, per me è veramente un onore immenso averti qua, ti ringrazio tantissimo per essere qua con noi e raccontarci quella che è la tua storia. Walter ti ha voluto fortemente, personalmente devo essere sincero, io non seguo il Muay Thai, non seguo le arti marziali, però quando Walter mi ha raccontato quella che è stata la tua storia ho detto sì, cavolo, bisogna chiamarlo perché è una storia effettivamente stupenda, che parla di mindset, disciplina, perseveranza, raggiungimento degli obiettivi, che sono tutte cose che poi si rivedono, no, nel business, quello che facciamo. Assolutamente. Esatto, più che altro perché questo podcast alla fine è incentrato parecchio sul business online, però secondo me il motivo per cui ho insistito parecchio a farti venire nel podcast è che te sei veramente un esempio di determinazione, di ottimo mindset e di poi raggiungere quelli che sono gli obiettivi, quindi secondo me la tua storia può essere d'aiuto veramente. Assolutamente. A tantissime persone. Allora, prima domanda che facciamo sempre, Luca, a ogni ospite che viene qui, è chi è Luca Lombardo? Raccontaci un po' appunto quella che è la tua storia e come sei arrivato da il paese, il paesino, no? della Sicilia, a essere campione del mondo di Muay Thai. Ciao, sono Luca e sono un atleta professionista di Muay Thai. Questa è la mia intro nei video. Grande. Niente, sono un ragazzo normalissimo che sono partito da un piccolo paese di Francavilla che si chiama Francavilla di Sicilia, appunto si trova in Sicilia. Io farei un saluto a Francavilla. Un saluto a Francavilla. Io farei un saluto, come sempre. Ciao Francavilla. Soliti salutare. Chi l'avrebbe mai detto che sarei arrivato qui? Infatti all'inizio non ci credeva nessuno, diciamo, mi prendevano un poco, pensavano che io scherzassi quando dicevo che avrei voluto combattere a livelli alti. Poi finalmente a un certo punto ho aperto una palestra di Muay Thai a Francavilla e io da lì ho iniziato a combattere. Dopo 2 anni ho fatto il mio primo match professionistico e lì ho capito che essere un professionista era davvero difficile perché il livello era altissimo, quindi ho iniziato a cercare un po' come poter migliorare nell'ambito sportivo, anche vedere qualcosa fuori dall'Italia, e ho scoperto tramite delle ricerche su internet che il miglior posto per allenarsi era la Thailandia. E quindi da lì mi è partita l'idea di venire qua in Thailandia ad allenarmi.
E così ho fatto. Scusa se ti interrompo, ma perché ti sei buttato subito sulla Muay Thai? Perché non giocavi a calcio come fanno tutti i ragazzi? Che alla fine era quello il classico sport. In realtà non mi sono buttato subito sulla Muay Thai. È stata lei che ha scelto me, perché io le ho provate tutte. Ho provato la box, anzi, per prima cosa ho provato il calcio. Però io a calcio, ragazzi, sono negato. Diciamo che avevo nella mente il gioco, ce l'avevo in mente. Correvo un po', trovavo la posizione, però poi il piede era quadrato, proprio non riuscivo a tirare. Da stiro. Quindi ero anche molto pigro, non mi piaceva correre, non era lo sport che faceva per me. Quindi le ho provate un po' tutte, ho provato la box, però essendo un paese piccolo e nessuno faceva box, poi la palestra ha chiuso. La stessa cosa col karate, sono arrivato cintura blu di karate, ho fatto un piccolo torneo, niente, poi ha chiuso anche quella palestra. Il judo era l'unica palestra che è rimasta aperta, ma anche il judo a me non piaceva tanto perché ci sono più prese, più proiezioni a terra, io invece volevo il contatto fisico, volevo i pugni e i calci, va in poche parole. Le botte vere. E poi finalmente il mio maestro Matteo Sciacca, giù in Sicilia, ha deciso di aprire una palestra nel mio paese. E lì, appena ho visto che lui portava dei ragazzi a combattere là in zona, mi è scattata l'idea, mi sono brillati gli occhi, come si dice. E mi sono iscritto subito in palestra. Un conto però è dire, faccio Muay Thai nel mio paesino, un conto è dire, cavolo, mi trasferisco in Thailandia perché voglio diventare il numero uno. Cioè, è proprio... Quando è scattata questa scintilla? Ok, vado in Thailandia, faccio il level up. Essenzialmente. Allora io la prima cosa che ho fatto quando sono entrato in palestra, gli ho detto al mio maestro, maestro io voglio combattere. E lui non mi ha voluto far combattere, anzi mi ha detto, ti devi allenare, te lo dirò io quando devi combattere. E poi il mio maestro aveva dei modi anche un po' molto non proprio delicati e me l'ha detto dandomi un bello schiaffo qua dietro il collo, no? Ah, bene! Dopo 6 mesi ho fatto il mio primo combattimento. E ragazzi, a dirvi la verità, a me combattere non piace, perché si soffre veramente tanto, specialmente nel momento in cui sei sul ring. Ti puoi allenare tantissimo, però nei quei 3 minuti che combatti usi talmente tante energie che sembra non finiscono mai. Il bello però è quando finisce. Nel momento in cui finisce l'incontro, tutta l'adrenalina che hai in corpo si trasforma in positività. È un qualcosa di bello, anche nel momento in cui perdi, tu dici, ma a me chi me lo fa fare a combattere? E non vuoi combattere più. Passa un giorno e dici... Devo rifarlo, devo riuscire a dimostrare stesso che posso. Diventa come una droga, ragazzi. La sofferenza di cui stavi parlando, che sono, è bellissimo quello che stai raccontando, io sono già proprio nel anche io fra un po' inizio anch'io a fare Muay Thai, vengo anch'io a allenare. La sofferenza di cui stavi parlando è solo ed esclusivamente per lo sfinimento e l'energia che si utilizza durante il combattimento o comunque anche perché, bene o male, ne chiappiamo anche tanto. Cioè, sì, si danno, ma si prendono anche, voglio dire, durante il combattimento, allora, immagino, no? Una stanchezza e un dolore sia fisico nel momento esatto. In cui prendi le botte, perché se fai una rissa per strada dura 30 secondi, dura 20 secondi, vi dividono. Sul ring non puoi scappare, non c'è nessuno che ti divide e non dura 30 secondi, dura dai 9 ai 20 minuti di botte. Quindi magari tu spesso non conosci chi è il tuo avversario, lo conosci nel momento in cui stai combattendo, oppure ne hai un rapporto stretto nel momento in cui stai combattendo. Se in quel momento noti che il tuo avversario non molla, se il tuo avversario è forte, tu immagina tu che stai combattendo con uno che magari in quel momento è più forte di te. O le opzioni sono due, o molli e vai giù e ti fermi, oppure devi dimostrare di riuscire ad andare avanti anche con un avversario che, anche se non è più forte, in quel momento sembra più forte, a livello psicologico ti potrebbe demoralizzare. E quindi certo, le energie che usi sono diverse da quelle che usi in un semplice allenamento. E questa è una cosa che non ci si abitua mai, anche dopo 20, 30, 40 match... È difficile abituarsi a questa sensazione. Ma quindi te hai paura prima di entrare, cioè prima di entrare sul ring hai tanta paura? Oppure sei pieno di adrenalina e non la senti? Io penso sia una paura positiva comunque, immagino. Allora, la paura c'è sempre la paura, però non è una paura dell'avversario.
Perché se tu hai paura dell'avversario, meglio che cambi sport, perché gli avversari più sì. vai avanti e più sono forti. Non c'è un limite che dici poi si tranquillizzano, sono sempre più forti. La paura sostanziale sta nel magari non riuscire a esprimersi, magari nell'ansia da prestazione, diciamo, e dice se magari va male, se magari prendo quel colpo che mi fa male, se ho un infortunio, quella magari è la paura più grande. Però io ho capito con la mia esperienza che uno non deve focalizzarsi sugli aspetti negativi, bisogna sempre focalizzarsi sugli aspetti positivi, sul lavoro che stai facendo e sull'impegno che ci stai mettendo per raggiungere quell'obiettivo. Che poi le cose belle arrivano. Sono le stesse cose che, come si diceva inizio, che ritroviamo anche noi. Che ritroviamo anche noi. Cioè, questo è in qualsiasi, se vuoi, qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita, è una parte fondamentale. In cosa si differenzia, Luca, il Muay Thai rispetto alle altre discipline? Tipo, cosa si può fare e cosa non si può fare? Cioè, è bello cattivo, è gomitare. Esatto, perché cioè, come vi picchiate, tra virgolette? Più cattivo è MMA. Allora, io quando sì. spiego la Muay Thai a qualcuno che non è esperto del settore, io dico è come la box, perché la box, bene o male, la conoscono tutti. La differenza sta che la box è solo con i pugni, quindi puoi dare solo pugni. Mentre nella Muay Thai puoi dare pugni, calci, in aggiunta puoi anche colpire con i gomiti e con le ginocchia, in maniera illimitata. Gli unici posti in cui non puoi colpire sono il triangolo genitale e dietro la nuca. Poi per il resto puoi colpire ovunque e in qualsiasi modo, diciamo. Ma allora qual è la differenza tra la Muay Thai e l'MMA? MMA c'è anche il jiu-jitsu, lotta a terra. Ah, ok, lotta a terra. Esattamente. Nell'MMA poi, nel momento in cui cadi a terra, la lotta continua. E quindi ci sono anche prese articolari e strangolamenti. Mentre la Muay Thai, se uno dei due atleti cade a terra, si ferma, si fa alzare l'atleta e si continua a combattere. Quindi il combattimento si dice soltanto di striking, non c'è la parte a terra. Ok, senti, io penso che non sia stata solo quella la parte difficile e infatti volevo chiederti come ti sei finanziato inizialmente, perché da quello che so comunque a livelli iniziali non è che sono pagati tanto gli atleti, no? Quindi inizialmente come ti sei finanziato per andare in Thailandia, vivere in una palestra, pagare i viaggi, il cibo? Cioè è stata una bella impresa anche quella, immagino. Allora, non sono pagati tanto gli atleti né in parte iniziale neanche in parte finale, perché magari le borse diventano più alte. Sì, le borse diventano più alte, qualche guadagno ce l'hai, qualche piacere te lo passi, però se tu metti in confronto un professionista di Muay Thai con un professionista del calcio non c'è paragone, noi quei numeri non li vediamo mai. Certo. Io inizialmente ho semplicemente investito su me stesso. La scelta stava nel lavorare normalmente in Italia o magari andare all'università. Io ho scelto la mia università, la Muay Thai in Thailandia, dopo la mia prima esperienza che ho fatto. La mia prima esperienza io me la sono autofinanziata semplicemente facendo il barman. Io lavoravo in Italia, ho fatto il barman per una stagione e quella stagione avevo anche combattuto in Romania, che avevo fatto il mio primo match professionistico. E da lì mi era venuta l'idea di venire in Thailandia, quindi ho iniziato a raccogliere i soldi facendo il barman e poi quando è giunto il momento di partire ho comprato il biglietto aereo e sono partito. Ah, quindi è stata una cosa che hai validato poi nel tempo. Io sono tornato in Italia, io pensavo fosse un unico viaggio, cioè io ero partito non per venire a vivere qua, io ero partito per venire a fare un'esperienza in Thailandia. Ma arrivato qui, trovandomi in una palestra di campioni, ho notato la differenza sia dell'allenamento sia dello stile di vita, perché qua lo stile di vita si concentra tutto sulla Muay Thai, sia gli orari in cui mangi, sia gli allenamenti che fai, la mattina a che ora ti svegli, la sera a che ora vai a nanna, è tutto basato sugli allenamenti. Quindi tornato in Italia mi mancava quella sensazione, capivo che magari se in Italia riuscivo ad allenarmi un 10%, qua potevo fare il 100% tutti i giorni. Quindi il mio obiettivo sostanzialmente non era più combattere in Italia, era lavorare per raccogliere altri soldi per poter venire qua in Thailandia.
Però questo vuol dire andare proprio all in, quindi fare proprio un sacco di rinunce e andare all in sul tuo obiettivo. Tutto. E questo è un motivo per cui ci tenevo a invitarti. Perché te sei un esempio assurdo di, secondo me, come poi realmente una persona ha successo. Cioè, te sei campione del mondo, non campione regionale. Esatto, cioè, non è che un paesino. E per quello dico che, secondo me, sei un esempio, perché te sei una persona che è andata all in sul suo obiettivo, ha fatto tantissime rinunce, che poi alla fine è la stessa cosa che devi fare per qualsiasi altro obiettivo, no? Quindi quella è la cosa che ti fa veramente tanto valore e che rende nobile la tua storia, secondo me. Grazie, apprezzo veramente quello che dici. Io ho deciso di investire tutto me stesso, perché, non so, io pensavo che piuttosto che spendermi soldi per andarmene a ballare la sera, andare in discoteca, oppure magari spendere soldi inutilmente, per me raccogliere 35 euro era stare un giorno più in Thailandia, perché io con 35 euro mi pagavo un giorno di allenamento, mangiare e dormire in Thailandia. Quindi sostanzialmente il mio obiettivo è sempre stato soltanto quello là. Poi giustamente ho dovuto fare tante rinunce nella mia vita. Tornassi indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto? Hai qualche rimpianto? Magari hai visto, allora, dice, rifarei sì, tutto quello che ho fatto. Tutto, ok. Questa è una caratteristica però di una mentalità vincente. Avrei ascoltato qualche consiglio in più, che ho iniziato ad ascoltare troppo tardi. Io tanti combattimenti all'inizio li ho vinti, però alcuni anche li ho persi. Probabilmente perché ho sempre fatto di testa mia, perché ho sempre voluto, come dire, fare la gavetta. Possibilmente se avessi ascoltato qualche consiglio o magari di mio fratello, che mi diceva sempre: Luca, affidati a un nutrizionista bravo, Luca, affidati a qualcosa, magari qualche match che ho perso per qualche sciocchezza, avrei potuto vincere anche quello. Attenzione, vabbè, perché qui ci si aggancia a un'altra cosa fondamentale. Questa è esperienza, nel senso, i tuoi sbagli ti hanno permesso di acquisire un'enorme esperienza. Esatto. Secondo me sta dicendo un'altra cosa che è fondamentale un'altra volta anche nel business, cioè l'affidarsi a un mentore, a chi ne sa più di te su determinate cose, per non commettere certi errori. Quindi assolutamente sì. Senti Luca, voglio tornare un attimo più indietro, ok? Alla tua storia, al prima dei combattimenti, a prima del Muay Thai, proprio magari anche a quella che è la tua infanzia, per capire come una persona poi possa arrivare, no, a fare quello che stai facendo. Raccontaci un attimo proprio il paese di Francavilla, proprio la vera partenza. Allora, Francavilla è un paesino piccolo dove tutti conoscono tutti. Io conosco i miei amici, conosco i genitori dei miei amici, conosco la storia di ogni mio amico. E così tutti quanti abbiamo questo rapporto un po' da paesino. Siamo cresciuti tutti insieme. Il bello del paese piccolo è proprio questo, che ancora tuttora siamo tutti in contatto. Io ho gli stessi compagni, li ho avuti alle elementari, alle medie, alle superiori. Il problema del paesino spesso è che ti limita e tante cose magari non le fai o non puoi farle perché non hai tante possibilità come magari in una città. Io da piccolino ero un poco testa calda, diciamo che qualche rissa per strada la facevo. Infatti volevo capire quello. Perché di solito chi inizia questi sport è perché magari era bullizzato. Esatto. Voglio sapere se te eri un bullo o eri bullizzato. Cioè, quale dei due eri? Allora, io ero un po' bullo, però vivo anche bullizzato. Sono stato da entrambi i lati. Diciamo che magari più che bullo ero rompipalle, diciamo. Io proprio ero un rompipalle. Magari se mi piaceva fare i dispetti, mi piaceva fare le cose, però mai a livello di cattiveria. Mentre un anno, ad esempio, sono andato in una scuola nuova e tante volte mi sono trovato in difficoltà perché io ero da solo. E c'erano dei gruppetti di bulli che hanno provato a fare bulli anche con me. Io ho un po' poco accettato la situazione, quindi il primo anno in questa scuola, diciamo che ho litigato con tutti i bulli della scuola e tante volte le ho anche prese e mi sono dovuto stare zitto perché erano persone, diciamo, un po' non molto raccomandabili. Poi mi piaceva andare a ballare, mi piaceva andare in discoteca, quando ero più giovane anche fumavo tante sigarette, a volte anche non solo sigarette a livello della scuola. Quindi devo dire che ho cambiato il mio stile di vita totalmente quando ho iniziato a fare sport.
Io ricordo il primo periodo che andavo in palestra, io prima di entrare in palestra, cioè buttavo la sigaretta e entravo in palestra, perché la mentalità era quella, era diciamo una mentalità paesana con i ragazzi, ci piaceva divertirci, ci piaceva fare le cose da ragazzi, no? Scoprire le cose nuove. Poi io sono cambiato. La Finlandia che ti ha cambiato, sì, la mentalità. Io ho smesso di fumare in Italia. Poi qua in Thailandia, dopo che sono stato 2 mesi senza toccare nulla, poi ho completamente smesso tutto. E poi anche qui, prima era tutto illegale, quindi non si trovava nulla, non si faceva nulla. E non avevi quanto neanche è la ora che sei in Thailandia, Luca? Allora, la prima volta che sono venuto in Italia avevo 21 anni. Adesso ho 29, quindi sono quasi 8 9 anni. 8 anni? 9 anni. Ah, sei buono. Come si sta in Thailandia? Si vive bene? Una cosa che io voglio dire, io non sono fisso in Thailandia, cioè io non vivo qua 12 mesi l'anno, io vivo qui circa 8 mesi l'anno e poi 3 mesi in estate torno in Italia, perché l'estate solitamente l'ho sempre fatta in Sicilia, sia per trovare la mia famiglia, sia per lavorare, perché ogni volta che torno in Sicilia lavoro sempre, faccio tanto lavori con i turisti, lavori estivi, quindi a me conviene, mi è sempre convenuto, diciamo, tornare in Italia in estate. E poi quando in Sicilia è inverno, che magari la situazione si racchiude un po' nel paesino, che tutti se ne vanno a studiare, tutti se ne vanno a lavorare, non c'è più nulla, io vengo qua in Thailandia. Ok, senti, volevo iniziare un po' di domande riguardo al tuo percorso sui social e diciamo tutte le cose collegate. Come mai hai iniziato a condividere tutto sui social? Perché adesso sei anche abbastanza seguito, c'hai 90.000 follower su TikTok, 30.000 e passa su Instagram, sì. Insomma, e come mai hai iniziato a condividere tutto? Allora, io la situazione dei social mia è un po' particolare, perché io ho iniziato a utilizzare prima Facebook, perché si utilizzava Facebook, poi Instagram. Sostanzialmente io all'inizio lo utilizzavo normalmente pubblicando qualche foto. Poi io l'ho fatto solamente per far tranquillizzare i miei genitori, perché io la prima volta che sono partito per la testa, gli ho detto ai miei genitori: tranquilli, io vado lì, anche se non vi chiamo, voi potete vedere tutto quello che faccio dalle mie storie Instagram. Gli ho insegnato come si vedevano le storie Instagram. E quindi io, numero uno, gli ho insegnato le storie Instagram a mio padre, a mia madre, a mia nonna e a mio nonno. E tutti si mettevano lì a guardare quello che facevo. E poi da lì, piano piano, sono iniziato a crescere, sia con gli amici che mi hanno iniziato a seguire, e sia che man mano andavano a salire le persone. Ora il boom, diciamo, prima di TikTok ero arrivato sui 20.000 già su Instagram, ma adesso con TikTok, da quando ho iniziato a parlare, a raccontare le storie su TikTok, sto salendo a livello esponenziale. Esatto. È chiaro. Ma infatti io penso che questo potrebbe essere anche un ottimo modo poi per risolvere il discorso che gli atleti sono pagati poco, no? Secondo me affiancare anche il tuo percorso ai social, cioè penso in futuro, cioè penso lo sai, ti potrebbe far arrivare sponsorizzazioni, permetterti di lanciare magari dei brand per farti supportare dai follower, cioè non pensi questa è, alla fine penso è un'opportunità in più, come anche i cantanti al giorno d'oggi, cioè qualsiasi professionista al giorno d'oggi è fondamentale che si faccia conoscere anche sui social. Sì, anche perché per ogni, cioè lo sportivo magari chi guadagna veramente milioni un altro discorso, però magari chi non questi tipi di sport, una volta finita la carriera come si mantiene, cioè sei preoccupato per il tuo futuro a livello monetario oppure sei, non lo so, in genere, scusa è andato via, non lo vediamo più, scusatemi, mi è arrivata una chiamata. Ah, va, tranquillo. Figurati. Sì. Qual era la domanda? Aspetta, vai, che non sono riuscito. Allora, allora andiamo in ordine. Andiamo in ordine, sì. In ordine, perché si è fatto 20 domande in una volta. Nel frattempo, no, ma perché ci incuriosisci parecchio, insomma. Allora, il discorso dei social. Al momento è arrivato tipo qualche sponsor, hai in programma degli sponsor che ti aiutano anche a finanziare il tuo percorso? Allora, uno sponsor concreto ancora non mi è arrivato. Mi sono arrivate diverse proposte, la maggior parte sono di
trading online, casino da sponsorizzare. Ok, io no, stai lontano da quella roba. Bravo. Non è il mio ambito, quindi io non ho mai accettato nulla. Ho avuto un... incredibile. Diciamo un'azienda... un'azienda che non c'entra nulla col mio sport, gli è piaciuta la mia storia e ha deciso di sponsorizzarmi. E ora mi ha lasciato in attesa, mi ha detto verso fine marzo ti farò sapere, quindi ora aspettiamo. Posso dire che come sponsorizzazioni che ho avuto sono state delle sponsorizzazioni per lo più paesane. Nel momento in cui ho organizzato degli eventi giù in Sicilia per far vedere i miei combattimenti, il mio paese mi ha sempre supportato. Sia... non c'entrano nulla con la Muay Thai. Qualcuno era un benzinaio, qualcuno vendeva assicurazioni, però sono stati sempre felici di supportarmi, al punto che tante attività giù in Sicilia hanno appeso la mia fotografia sul muro come se fossi un santino, no? Per dire, guarda, ah, penso sia. Questo ragazzo siciliano dove è arrivato. Sì, questa è una cosa, sei campione mondiale. E senti, comunque, esatto, noi ti facciamo queste domande perché siamo imprenditori, quindi ci interessa anche il lato monetario. Secondo me, te, una persona come te che ha tutta questa visibilità, cioè la visibilità ha un valore nel giorno d'oggi, no? Perché non hai mai pensato di lanciare tipo un tuo brand tipo di paradenti, di guantoni, paratibie e farti supportare dai tuoi follower? Che io sono sicuro che i tuoi follower ti supporterebbero. Io sarei il primo a comprare tipo il tuo paradenti, guantoni, cioè ci hai mai pensato? Allora, ci ho anche pensato a fare qualcosa del genere, già qualche maglietta l'avevo fatta, gli adesivi li avevo fatti, però ragazzi io per ora mi sto concentrando più sull'ambito sportivo e sull'ambito di carriera. Io qui sono da solo, a fare tante cose mi viene difficile, mi alleno tutto il giorno, certo, e quindi diciamo non ho né tanto le capacità di farlo in questo momento e neanche la possibilità né di tempo per farlo, però ci ho pensato. Poi lui mi diceva, lui mi chiedeva se io sono preoccupato per il mio futuro. Io del mio futuro non sono preoccupato, perché io so che non sto versando contributi, non sto prendendo contratti per tutta la vita, però io ho imparato tanto nella mia vita, e nello sport non finisci mai di lavorare, diciamo. Se io oggi sono un atleta non vuol dire che un domani non posso lavorare col mio sport, perché un atleta può diventare un maestro, e un mio sogno sarebbe un giorno riuscire a portare le culture che ho imparato, tutto quello che ho imparato qua in Thailandia, in Italia. Quindi a me piacerebbe aprire una mia palestra in Italia. Infatti sono anche, cioè quest'anno mi laureo anche in scienze motorie, perché durante il periodo del Covid, quando ero in Italia, che qua in Thailandia non si poteva partire perché era tutto chiuso, ho deciso di iscrivermi all'università. Quindi comunque sto anche continuando a portare avanti i miei studi e le mie cose. Ho anche gli assi nella manica, diciamo, ho le ruote di riserva, okay, ce le ho. Ottimo. Luca, ti volevo fare una domanda, ero curioso di sapere quant'è il tempo della carriera, diciamo, di un lottatore di Muay Thai. Ad esempio, vedi, nel calcio magari a 40 anni già sei... boh, 40 anni già, cioè 40 anni, sì, non tutti proprio arrivano a 40. Nel Muay Thai invece fino a che età si può praticare a livelli importanti come i tuoi? Allora, in media devo dire che una carriera di un lottatore dura di più rispetto alla carriera calciatore. C'è gente che anche a 35-40 anni ancora combatte, però io non so fino a che punto conviene, perché più vai avanti con l'età e più becchi giovani. I giovani sono sempre freschi, più veloci, più forza, più resistenti. Tu magari li batti di esperienza, però il tempo è quello, e quindi bisogna anche un po' capire quando è il momento di fermarsi. Io ne sono pienamente consapevole. Grande, bella domanda, bella risposta. Quindi io penso 33-34 anni, va, per rispondere alla tua domanda. Tu quanti anni hai, se posso? 30? Giusto? Io 29. 29, vabbè, ma sei del 93 o lo sbaglio? 93. Quest'anno le faccio 30. Okay. Quest'anno le fa 30, ok. E senti, com'è vivere in una palestra? No, ti hai detto che vivi in una palestra, come funziona? Com'è la tua giornata tipo? Ma dormi proprio dentro la palestra anche? Sì. Io dormo in palestra. Andare all'in. Cazzo, è spettacolo. Qui sono organizzatissimi, perché abbiamo le nostre stanze, quindi ogni atleta, i farang, diciamo, quelli che vengono che non sono thailandesi, ognuno ha la sua stanza singola e può dormire nella sua stanza, che si trova proprio qui all'interno della palestra.
mentre i thailandesi dormono tutti insieme in una stanza. E il mio, la mia giornata è pesante. Perché ospitalità. Mi sveglio la mattina alle 6 e inizio l'allenamento. Faccio 10 km di corsa la mattina. Poi inizio l'allenamento vero e proprio di Muay Thai, che dura dalle 7 alle 9, 9 e mezza di mattina. Quindi solo la mattina faccio circa 3 ore e mezza di allenamento. E poi vado a mangiare, faccio una doccia e vado a mangiare per pranzo. Infatti da noi il pranzo si fa verso le 10 di mattina. È il momento in cui già hai finito l'allenamento. Poi ti riposi, alle 3 del pomeriggio ricomincia l'allenamento, fino alle 6 e mezza di pomeriggio. Quindi altre 3 ore e mezza il pomeriggio di allenamento. Poi la sera, giustamente ragazzi, dopo che hai fatto 7 ore di allenamento durante la giornata, hai voglia soltanto di andarti a rilassare. E il problema ogni tanto è riuscire ad ambientarsi alle loro condizioni di vita, perché il letto che abbiamo noi non è, diciamo che non è proprio la comodità in persona. A me il primo anno mi è andato un letto che era di legno, cioè io avevo un letto di legno, acqua calda noi qui non ne abbiamo, facciamo la doccia con l'acqua fredda, mangiamo tutti insieme, ma quello va benissimo. Quindi devi anche riuscire ad adattarti a queste cose. Che poi però ti posso assicurare che dopo che ti alleni così tanto, arrivi in quel letto che è il più comodo del mondo, nonostante sia... Sì. Assolutamente. Ora man mano si stanno iniziando ad aggiornare anche loro, ma 9 anni fa era veramente, veramente tosta. Ma questo ritmo di vita, questa routine giornaliera è ogni singolo giorno? Ogni giorno. Dal lunedì alla ogni domenica, giorno. Tutti i giorni? No, la domenica è riposo. La domenica riposo, e il sabato io solitamente, però questa è una scelta mia, il sabato pomeriggio riposo, così ho un giorno e mezzo per recuperare dopo una settimana di allenamento. Però gli allenamenti ci sono anche il sabato pomeriggio, cioè sono 6 giorni a settimana. E qua in Thailandia, se hai match importanti, ti fanno andare a correre anche la domenica, quindi non hai il giorno di recupero. Quanto hai un match, Luca? Quanto tempo passa tra un match e l'altro? Allora, dipende il periodo e dipende le chiamate che mi fanno. Solitamente in 3-4 settimane combatto nuovamente. Faccio un match e poi dopo 3-4 settimane combatto di nuovo. Una volta al mese, dai. Un match al mese, insomma. C'era più spazio. Poi può capitare, ora ad esempio combatterò a fine marzo il mio prossimo combattimento, l'ultimo l'ho fatto quasi un mese fa, quindi sono passate già circa 6-7 settimane, però lo abbiamo fatto perché stavo aspettando la chiamata di un promoter importante per un evento importante, quindi abbiamo deciso di aspettare per dedicarci di più alla qualità del combattimento che alla quantità. Bravo. Ma quali sono gli aspetti negativi della Thailandia? Tipo, com'è stato abituarsi al cibo? Perché il cibo siciliano è il mio preferito, si mangia benissimo. Penso andare poi in Thailandia, cioè cos'è che cambia? In cosa ti devi abituare? Quali sono le cose negative che non ti piacciono? Il cibo thailandese è buonissimo, io lo adoro. Vero, anche a me piace. È buonissimo, è vero. Di base c'è il riso, noi qua mangiamo tanto riso, pollo e verdure. Il problema, ragazzi, sta nel piccante. Quando bello, buono. Niente, per loro non esiste il non piccante. Figuratevi che loro fanno l'insalata di papaya, per esempio, che è buonissima, ragazzi. È un'insalata dolce col frutto papaya, e gli mettono la cipolla, e loro la fanno piccantissima. Io gli ho detto a mamma, gli ho detto, per favore, fammene un'altra non piccante. E gli fa, ok, te ne faccio una non piccante solo per te. Me ne ha fatto un'altra, io contento che era non piccante, me la vado a mangiare e salto in aria per quando era piccante. Ma lo sai perché? Perché lei mi ha detto, no, non è piccante, perché nell'insalata di papaya ci vanno 10 peperoncini, a te te ne ho messi solo 4. Ah, ok. io, anche se ne metti uno è piccante. Quindi quella è una cosa a cui bisogna abituarsi. Ora anche qui lo stanno capendo, perché ci sono più turisti, cioè ci vengono anche più, più falang, qua li chiamano, più turisti rispetto a prima, che erano solo thailandesi. Quindi anche loro si stanno adeguando e fanno anche il piatto non piccante. Però te dove abiti? In che parte della Thailandia sei? Culture. Sono a Bangkok adesso. Ah, Bangkok. Io comunque
Cioè, secondo me, io ti capisco, cioè, secondo me, guarda che i posti asiatici sono veramente... Io sono innamorato perdutamente. Tra l'altro è nata mia figlia 2 mesi fa e si chiama Asia, proprio per questo, ah, perché... Ora, io sono... Salutiamo Asia. Salutiamo Asia, ciao. Grande. Ciao Asia. Sono assolutamente innamorato perdutamente di tutti quelli, Indonesia, Vietnam, Cambogia, Thailandia, cioè, secondo me è bellissimo e ci si vive anche benissimo, chi dice il contrario perché non c'è mai stato, secondo me. Però ti volevo chiedere, hai detto hai il sabato pomeriggio e la domenica di riposo, no? E io sono curioso, cosa fai nel giorno di riposo? Cioè stai sempre in palestra, fermo, così nel letto a riposarti, o comunque esci, vai a divertirti, non lo so, chiedo. Allora, tutto dipende dal combattimento che ho in programma. Adesso, per esempio, domani io sarò libero, però non andrò in nessun posto. Cioè, al massimo mi vado a fare un massaggio da qualche massaggiatore, oppure vado, che ne so, a prendermi un caffè al bar, oppure vado alla spa, vado un po' a cercare qualcosa che mi rilassi il corpo. Se poi vuoi andare un po' a far festa perché sei libero, solitamente il sabato sera qua a Bangkok puoi uscire, ci sono delle strade dedicate proprio al divertimento notturno, c'è Khaosa Road, comunque mancano tante cose, ma non manca di certo dove andarti a divertire qua. Poi sai, dopo 9 anni che sono qui, già le mie esperienze sono fatte. Già le serate di notte, una notte da leone a Bangkok, già l'ho fatta diverse volte. Quindi adesso magari vedo un po' la Thailandia con gli occhi di un uomo un po' più maturo, no? E sempre, certo, ti ripeto, tutto dipende dai match che hai in programma. Se io un match tra tre settimane, preferisco mantenere la mente lucida e non andare la sera a far festa, non andare a letto tardi, e magari sfruttare quel giorno che hai come giorno di riposo assoluto. Certo. La tua intenzione, finita la carriera appunto nel Muay Thai, è quella di rimanere in Thailandia oppure tornare nel bel paese? No, io ho intenzione di tornare in Italia. Senza dubbio. In Thailandia io voglio continuare a venire ogni anno, perché io amo la Thailandia, ormai è parte di me, la mia seconda casa è la Thailandia. Però ragazzi, io sono patriottico, a me piace l'Italia e io voglio riuscire a trasmettere quello che ho imparato qua in Thailandia in Italia. E poi se ne vanno dalla Sicilia, in Sicilia chi resta? Dobbiamo andare noi giovani, che ormai non siamo più neanche tanto giovani. Ma poi porti giovani un qualcosa magari di nuovo, un qualcosa che in Italia non è ancora valorizzato. Eh sì, perché allora tutti quelli della mia età nel mio paese non c'è più nessuno. Tutti se ne sono andati fuori, non c'è, nel mio paese, se tu vai in questo momento, non c'è nessuno, perché chi è uscito fuori per studiare, chi è uscito fuori per lavorare, chi magari ha trovato delle opportunità fuori dalla Sicilia, quindi è un paese che si sta svuotando. Io penso che è giusto andare fuori e imparare cose nuove. Però poi quello però che impari, vedi, fuori, quello che devi riportare. Te hai ragione, cioè, te hai perfettamente ragione. Però vedi, magari una situazione come quella di un paesino piccolo, come è quello in Sicilia, Francavilla, dove vivevi te, possa magari aver tappato le ali a tante altre persone che magari oggi potevano concorrere per altre Vabbè, cose. È chiaro che è il rispecchio di una società in un decadimento costante. Cioè, certo. Noi apprezziamo tanto quando dici che vuoi venire in Italia a trasmettere tutto ciò che hai imparato lì in Thailandia, però ecco, vedi, in Italia viviamo anche delle situazioni dove un piccolo paese come quello di Francavilla debba poi tappare le ali a persone magari come te. Sì, sì, ma è proprio così, è questo il cioè, Io immagino che quando hai fatto il fagotto, che sei venuto via dalla Sicilia per andare in Thailandia, a te ti è dispiaciuto salutare i tuoi genitori, insomma i tuoi amici, il bar, bravo, eccetera, Roby, eccetera, no? Attenzione, bravo. Si è scaldato, bravo. Buongiorno ragazzi. Buongiorno Roby, come stai? Salve. No, ma infatti il problema sostanziale dell'Italia è proprio quello, che spesso ti tappa le ali. Però io penso che se continuiamo così, a quelli dopo di noi le tapperà ancora di più. Sì. Quindi non lo so, qualcosa gli deve pur fare. Io qua mi sento sempre un turista. Cioè, o vuoi o non vuoi, qua sei fuori da casa tua, non sei nel paese dove sei nato e dove sei cresciuto. Le origini io non si dimenticano. Io però magari a passare una vita, a farmi una famiglia qui, io non... metto non un po' il dubbio, futuro, diciamo. Ah, io preferisco passare una vita tra gli amici italiani. Cioè, come ho avuto io amici di infanzia, vorrei che anche mio figlio magari avesse degli amici di infanzia. Certo, giusto.
Com'è Luca, com'è che si affida il titolo di campione mondiale in Muay Thai? Cioè c'è un ranking come nel tennis, oppure organizzato un mondiale e l'ultimo che rimane ha vinto? L'ultimo rimane vivo. Allora, l'ultimo sono... rimane vivo, perché diciamo muoiono tutti quegli altri. Allora, puoi vincere diversi tipi di titoli mondiali. Puoi vincere il titolo mondiale di una federazione e quella federazione fa un ranking che ti permette di cavalcarlo e arrivare a vincere il titolo mondiale della tua categoria di peso, perché da noi si combatte per categoria di peso. Oppure ci sono dei titoli mondiali che organizzano per esempio degli eventi privati. Ad esempio un evento privato di nome X organizza il suo titolo che si chiama X Champion e tu dovrai andare a combattere in quel titolo, in quell'evento, per riuscire a vincere quel titolo. Poi ci sono eventi più prestigiosi e eventi meno prestigiosi, ma quelli, chi è nel giro, chi conosce gli eventi, magari la sa la differenza. Certo. Inoltre c'è un terzo tipo di titolo del mondo che è simile a questo qua degli eventi, però si trova qui in Thailandia, soprattutto negli stadi di Muay Thai. Perché come in Italia abbiamo gli stadi di calcio, qui in Thailandia ci sono degli stadi di Muay Thai e spesso organizzano degli eventi, sempre con ranking e tutto, dove tu puoi vincere una cintura di un determinato stadio di Muay Thai. Io ad esempio nel 2018 sono riuscito a vincere il titolo Global Fight al Max Muay Thai Champion, al Max Muay Thai a Pattaya. E tu per vincere questo titolo devi riuscire a scavalcare il ranking e a combattere solo in quello stadio in Thailandia. Cioè tu non puoi organizzare quel titolo fuori da quel posto. Mentre magari un titolo di federazione tu lo puoi organizzare sia in Italia, sia in Belgio, sia in Francia. L'evento che sponsorizza acquista il titolo dalla federazione e lo può organizzare nel suo posto. Quindi è questa sostanziale la differenza che ci sono nei titoli. Poi ci sono titoli più prestigiosi e titoli meno prestigiosi. Sicuramente il posto più... WhatsApp. Il posto più, come si dice, più prestigioso in cui combattere in questo momento è senza dubbio One Championship. Ok. Che è la promozione più grande per ora. Senti, ma te ti saresti mai immaginato di diventare campione del mondo? Cioè, è una cosa che già visualizzavi prima, che quando andavi a letto ti dicevi sì, tanto diventerò campione del mondo, oppure non ci avresti mai pensato e è successo semplicemente come conseguenza di tutte le tue azioni? Allora, io non sapevo di essere diventato campione del mondo, ma sapevo che avrei fatto qualcosa di diverso. Io nella mia testa avevo già tutto scritto, che io pensavo, guardavo i ragazzi in televisione o su YouTube combattere e dicevo, ma scusa, questi ragazzi se sono arrivati qui, perché io non ci posso arrivare? Sostanzialmente sì, io già nella mia testa l'ho sempre visualizzata questa cosa, come ho visualizzato che avrei combattuto negli eventi più grandi del mondo, come ho visualizzato che arriverò nella promozione più grande del mondo, e piano piano, secondo me, con dedizione e cercando anche le strade giuste, uno può arrivare a fare tutto quello che vuole. C'è stato un momento, Luca, dove hai detto sì, cioè che hai capito, io in questo momento ho capito che realmente posso diventare un campione mondiale. Cioè, quando è che hai concepito questa cosa, che l'hai realizzata? Adesso so che posso arrivare molto in alto. Grande, top. Okay. Perché io, noi te l'auguriamo. Ma se il campione mondiale... Passato, non guardo in passato, io guardo in futuro. Il mio obiettivo è andare sempre in salita. E credo che i prossimi eventi che ho... li vedrete presto, che li pubblicherò subito sui social. Ancora non posso dire, perché non so quando andrà in onda l'intervista, non posso dire ancora i match che farò in futuro, però okay. A breve farò dei match veramente molto importanti, che ancora finora non ero arrivato a fare eventi di questo genere, quindi penso che già il 2023 sia l'anno della svolta ancora di più. Bene. Te lo auguriamo tutti. No, forza Luca, siamo i tuoi più grandi. Da oggi io sono il tuo più grande fan. Sì, assolutamente. Cioè, sicuramente guarderò i futuri incontri. No, ma mi piace proprio la tua mentalità.
Mi piace proprio la tua mentalità di dire, cioè, se io voglio una cosa la ottengo, cioè non mi importa quale sia il prezzo da pagare, come stai facendo te, quindi non mi importa di tutte le rinunce che devo fare, di quale sia il prezzo da pagare, ma se voglio ottenere una cosa io farò di tutto per averla. Io sono sicuro, perché nella vita, se una persona ragiona in questo modo, riesce a ottenere quello che vuole. Cioè, bravo. Se io magari fra 20 anni voglio diventare un astronauta e io ora mi ci impegno, cioè posso diventare un astronauta, posso diventare qualsiasi cosa nella vita. Legge dell'attrazione. Esatto. Sì, puoi farlo. Assolutamente. No. Perché ti c'è senti... chi lo fa? Perché lui può farlo e non farlo? Io quando penso sempre, mi dicono, oh, quell'avversario che dovrei affrontare è fortissimo. Io penso, ma quello là ha due braccia, due gambe e una testa. Io ho due braccia, due gambe e una testa. Perdo, amen, me ne farò una ragione. Ma quello non vuol dire che hai perso l'opportunità di poter andare avanti. A volte le sconfitte ti fanno crescere di più di una vittoria. Quindi bisogna trovare sempre l'aspetto positivo in tutto. Io spero, cioè, l'unica cosa, la cosa che si spera sempre è di non farsi mai male, di non avere mai problemi di salute gravi. Quello, cioè, è più difficile combatterli. Ma poi per il resto, ragazzi, siamo piccoli atomi nell'universo, quindi bisogna fare quello che... Bisogna fare. E facciamo partire l'applauso. Come lo prepari un incontro, Luca? Cioè, te il tuo avversario lo studi, lo conosci, ti metti lì tipo nel calcio e si mettono negli spogliatoi, guardano le partite degli avversari, i movimenti, eccetera, eccetera. Nel Muay Thai, te ad esempio che cosa fai? Allora, io guardo l'avversario, però io lo guardo solo una volta. Io non mi concentro, non mi focalizzo mai sull'avversario. Poi colui che deve focalizzarsi sull'avversario sarebbe il tuo maestro. Quindi io gli allenatori, io gli mando magari il video, loro guardano il mio avversario e sono loro poi a decidere la strategia da seguire. Io ormai ho capito con l'esperienza che tu non devi focalizzarti sul tuo avversario, tu devi focalizzarti su te stesso, perché l'avversario, probabilmente tu vedi il video e lo vedi forte, però quell'avversario davanti non ha te, ha un'altra persona che ha un altro stile di combattimento. Quindi tu puoi vedere quello in cui lui va meglio, quello che lui va in peggio, ma un match non determina la forza di un avversario. Quindi io non mi focalizzo più sui miei avversari, per me uno vale l'altro, prima o poi li affronterò tutti, io la penso così. Grande. E senti, sul lato proprio del dolore fisico, perché anche io ho fatto Muay Thai, ho fatto pugilato, insomma ho fatto un po' tutti gli sport da combattimento e so quanto fa male quando ti chiappi tibia con un'altra tibia, no? O comunque quando prendi una ginocchiata in faccia, una gomitata nel naso, cioè non c'hai paura di queste cose. Però il tuo naso non è rotto. Ti sei mai fatto male, Luca? Ti sei mai rotto qualcosa? 3 volte. Vabbè, allora io penso sia nel pacchetto compreso. Io ho rotto praticamente tutto, anche... L'ultimo match che ho fatto non potevo colpire col calcio sinistro perché in un allenamento ho preso una storta al piede e credo di essermi fratturato un piede. Ancora tuttora quando colpisco col calcio sinistro devo mettere la protezione sul piede perché mi fa male. Però quando fai questo sport poi capisci che il dolore è una sensazione con cui devi conviverci. Cioè io ci convivo 24 ore su 24 col dolore. Se non è un osso rotto sono i muscoli che mi fanno male. Se non sono i muscoli, vedi ora per esempio, non so se si vede all'occhio nero. A me in fronte mi hanno messo più di 80 punti di sutura. Boia. Quindi alla fine è una cosa con cui ci impari a convivere. E a volte se non ce l'hai ti manca un po'. No, questo non è vero, non ti manca. Oh, dammi un cazzotto. Dammi un cazzotto. Fammi male. Il naso ce l'ho deviato internamente. Cioè, se io mi alzo il naso così, tu vedi di dentro la cartilagine che è proprio spostata. Perché ho fatto un combattimento in Thailandia senza guanti. E in quel combattimento senza mi sono rotto la mano. Senza guanti? Senza guanti, a mani nude. Sì, ho combattuto senza guanti e a mani nude. Invece con guanti avevamo le corde. Pensate. E lì mi hanno messo le corde che sono due punti in fronte, due punti sul naso. Il naso mi sono rotto dentro, mi sono rotto la mano e una costola mi sono rotto. Ancora se tu mi passi la mano sulla costola ce l'ho inclinata verso fuori. E prima di questo combattimento mi hanno fatto combattere in una categoria di peso che non era la mia,
Quindi io in 4 giorni ho dovuto perdere 10 kg per poter combattere in questo combattimento. Ho fatto i meno 69 kg che non ho mai fatto nella mia vita. Come si fa a perdere così tanto velocemente? Non perdi. Fra un po' viene l'estate, ci saranno tante ragazze che magari ci seguono. Come si fa a perdere 10 kg in così poco tempo? Anche a me mi interessa. Allora, si fa il taglio del peso. Qua noi facciamo il taglio del peso, che solitamente qua nella palestra dove sono io dura 3 giorni. Però non fanno un taglio del peso come per esempio fanno ora in America, che in America utilizzano le saune, utilizzano gli asciugamani per sudare. Ora addirittura ho sentito che lo usa anche Elon Musk, si fanno le punture per il farmaco antidiabete, perché hanno constatato, hanno visto che effettivamente fa perdere un monte di peso in poco tempo. Però diciamo che perdi più acqua che diciamo massa grassa, sì, sì. O giusto? Ma lui massa grassa non c'è. No, perdi acqua, no, perdi acqua perché? Acqua. Perché noi facciamo il peso il giorno prima del combattimento, quindi tu perdendo acqua nelle 24 ore di tempo che hai prima di combattere, tu recuperi i chili persi, mentre se tu vai a perdere i muscoli in 24 ore non li recuperi il peso muscolare, mentre andando a perdere tutti i liquidi che hai in corpo tu magari riesci a scendere di 6-7 kg e poi in 24 ore riprenderli e andare a combattere magari 6-7 kg in più. Pensate, però io non è una cosa che si consiglia di fare da soli, cioè io non lo consiglio mai di fare. Noi qua in palestra sono folgorati, a me mi mandano a correre 2 volte al giorno con una tuta sauna che è tipo un sacco della spazzatura che non traspira, e faccio 10 km la mattina, 10 km il pomeriggio, e poi ogni volta che torno dalla corsa mi imbavagliano tutto per continuare a farmi sudare. Quindi tu in 3 giorni, mangiando pochissimo e sudando tantissimo in questo modo e bruciando tantissima energia, riesci a perdere tanti chili, però riesci a perdi anche tanta forza. Quindi non è una cosa che io consiglio di fare, assolutamente. È giusto perdere 3 chili prima di combattere, in questo modo va bene. Però fare una dieta equilibrata nel tempo, che ti permetta di scendere gradualmente. Io infatti quel match purtroppo l'ho perso il secondo round, perché il mio avversario ha capito che colpendomi nella pancia il mio corpo andava giù, perché avevo perso troppe energie. E non, è un arma a doppio taglio, quindi io l'ho fatto una volta per provare, ma non penso di farlo più a quella categoria di peso. Senti, ma lì in palestra vi capita mai di litigare fra di voi e darvele di santa ragione? Pensa a casino succede se litigano lì. No, io credo di no, credo ci sia tante discipline, regole. Tanto lì quella può succedere, lì c'è tanto. No, qui c'è rispetto, qua c'è rispetto reciproco. Allora io dico sempre, il calcio è uno sport violento rispetto alla Muay Thai. Perché nella Muay Thai tu vedi la violenza sul ring, ma non è violenza, quello è sport regolamentato. Ma quando finisce il combattimento c'è rispetto, prima del combattimento c'è rispetto, specialmente qua nelle zone asiatiche, loro non gli piace quel trash talking che fanno per esempio in America quelli di MMA. Qua vogliono il rispetto, quando l'avversario cade giù tu devi andare a ringraziarlo, prima di combattere loro non vogliono il face to face rissoso, vogliono un face to face di rispetto. Quindi io per questo dico sempre, il calcio è molto più violento della Muay Thai. Perché nel calcio, oltre ai calciatori, c'è la tifoseria che fra di loro si ammazza. Finisce il combattimento e la rivalità continua. Mentre nella Muay Thai non è così. Nella Muay Thai a volte il perdente è più rispettato del vincitore, se dimostra di avere cuore. Ma ti volevo fare un'ultima domanda, Luca, ma questa popolarità, no, che te magari attraverso i social qui in Italia, lì in Thailandia invece come la vivi? Cioè... ti fermano per strada, ti chiedono le foto, non cioè... ho capito, dicevo, potresti ripetere per... assolutamente sì, certo, dicevo, visto, no, te nel corso del tempo poi hai acquisito la popolarità sui social, Instagram, TikTok, eccetera eccetera, quindi molto probabilmente vieni in Italia, le persone ti riconoscono, chiedono un selfie, eccetera eccetera. Questo accade magari anche in Thailandia, cioè ti conoscono lì dove sei? Allora, mi è capitato qua in Thailandia che per esempio prendevo il taxi e il tassista mi conosceva. Tante volte anche vengono per esempio turisti, anche stesso dall'Italia, e mi conosce. Si è bloccato? Comunque okay. Dicevo sì, mi è capitato anche qua in Thailandia di farmi qualche fotografia con qualcuno che
che seguiva lo sport. In Italia tantissimo, tanti turisti anche qua in Italia spesso mi vengono a trovare anche solo per farsi la foto, e questa è una cosa che mi sprona ad andare sempre avanti. Certo. E senti, ultima domanda, a livello di mindset, no? Dopo tutta questa intervista, quello che abbiamo capito comunque è che tutto il tuo percorso, diciamo, è una sofferenza continua a livello fisico, a livello mentale, perdite di peso, dolore, rinunce. Cioè, cos'è che ti motiva ad andare avanti? Allora, a me mi motiva andare avanti il fatto di mettermi sempre in gioco, di riuscire a dimostrare a me stesso che riesco a fare quello che mi sono prefissato tempo fa. E quindi ormai per me è diventato uno stile di vita, per me è diventato il mio lavoro, il mio obiettivo di vita, anche le emozioni che provi, anche tutti i messaggi che mi mandano i ragazzi su Instagram, su TikTok, passione. Lo stesso, tutte le foto che hanno pubblicato su di me nel mio paese, sono dei segnali che ti fanno capire che stai percorrendo il percorso giusto. E quindi io per questo vado avanti sostanzialmente, perché credo di stare andando per la via giusta. E quindi io dico sempre, dove arriviamo appizziamo un chiodo. Capito? Grande. Va bene. Luca, io direi che sì, bellissima intervista. Grande, ha veramente fatto tanto piacere. Esempio di vita, di mindset. È bello raccontare queste storie. Sì, assolutamente. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi in questa oretta e da parte mia io sono rimasto super affascinato da quella che è la tua storia. Solo applausi. E ti faccio tutti i miei più grandi complimenti e l'in bocca al lupo per quella che è la tua carriera, e ci auguriamo anche da italiani certo. Un po' di patriottismo, come dicevi te, c'è sempre, di vederti arrivare sempre più in alto. Certo. No, contentissimo che sei stato qui, perché sono sicuro che la tua storia, come dicevo all'inizio, adesso si conferma che la tua storia è veramente di ispirazione per tantissime persone e che può motivare tantissime persone a far meglio e a dare sempre il massimo, insomma. Lo spero. Ragazzi, io per me è stato un piacere partecipare al vostro podcast. Vi ringrazio a tutti quanti. Sono veramente felice che mi avete invitato. Magari quando tornerò in Italia ci possiamo vedere. Vi inviterò in palestra e magari ci facciamo un allenamento insieme. Sì, non ci possiamo. però non combattiamo. Noi veniamo. Walter è l'unico con cui magari. Sì, Walter è così grosso che probabilmente non c'entra in questa telecamera. No, no, ci avrei paura. No, a me mi piacerebbe, se vengo in Italia, posso venire a trovarti? Mi sa che arrivavo con un po' di ritardo. È saltata la connessione, non vi ho sentito. No, se veniamo noi in Thailandia, veniamo a trovarti, ovviamente. Ah, con piacere. Poi mi scrivete, okay. Vi dico dove sono, mi venite a trovare, con molto piacere. Ok. Grazie mille, grazie. Luca. Un abbraccio. Grazie mille. Ciao, Luca. Grazie a voi, ragazzi. Alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao.